Ciao ragazze, oggi vorrei fare questo tappetino che questo è la misura grande, io ho fatto anche il medio e il piccolo. Ho lavorato il mio usando un spago numero 8 e è rimasto così. Andiamo a tutorial. Per fare il mio lavoro io ho bisogno di 52 catenelle. Ho fatto già le mie 52 catenelle. Allora inizierò il mio primo giro. Vengo qua e salto la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta catenella. Vado nella mia sesta catenella e lavoro in lei un punto alto. Vado nella mia settima catenella, lavoro un punto alto. Nell'ottava lavoro un punto alto e così io continuo a lavorare un punto alto per ogni catenella fino ad arrivare nell'ultima. Avrò un totale di 47 punti alti. Ho già lavorato i miei 47 punti alti. Adesso io lavoro 5 catenelle, faccio 1, 2, 3, 4 e 5. Io continuerò a lavorare qua giù nel mio lavoro, per quello io vengo qua dove ho il mio punto alto, nel piedino qua nel punto alto dove c'è la catenella, vado lì e lavoro qua un punto bassissimo. Così io sono rimasta di qua con la mia parte tonda, dello stesso modo che ho da quest'altra parte. Adesso inizierò il mio secondo giro. Lavorerò 3 catenelle che è il mio primo punto alto. Vado nella mia prossima catenella che è la stessa catenella dove ho già lavorato il mio secondo punto alto dall'altra parte e lavoro lì un punto alto. Vado nella prossima catenella che è la stessa catenella dove ho già lavorato il terzo punto alto dall'altra parte e lavoro un punto alto. Vado nella prossima catenella, che è la stessa dove ho lavorato il quarto punto alto dall'altra parte, e lavoro un punto alto. Nella prossima, che è la stessa dove ho lavorato il quinto punto alto dall'altra parte, e lavoro un punto alto. E così continuo a lavorare fino ad arrivare qua, dove ho la catenella con l'ultimo punto alto. Avrò da questa parte 47 punti alti. Ho già lavorato fino ad arrivare nella catenella dove ho l'ultimo punto alto, per quello qui ho un totale di 47 punti alti. Adesso devo lavorare qua dove ho le catenelle della mia parte tonda. Allora faccio una catenella, vengo qua dove ho le 5 catenelle della mia parte tonda e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, ritorno nelle 5 catenelle. E lavoro un altro punto alto, così io ho già due punti alti. Lavoro una catenella, ritorno qua nelle mie 5 catenelle e lavoro un punto alto che è il mio terzo punto alto. Una catenella, ritorno nelle 5 catenelle e lavoro un punto alto che è il mio quarto punto alto. Una catenella, ritorno nelle mie 5 catenelle e lavoro un punto alto che è il mio quinto punto alto. Una catenella, ritorno nelle mie 5 catenelle e lavoro un punto alto che è il mio sesto punto alto. Adesso che ho i miei 6 punti alti separati da una catenella, lavoro una catenella e vengo qua dove ho i miei 47 punti alti. Vado nel primo di loro e lavoro un punto alto. Vado nel secondo, lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto e così continuo a lavorare fino a fare tutti i 47 punti alti. Dopo io ritorno per fare qua la parte tonda insieme. Ho già lavorato i miei 47 punti alti, per quello ho fatto il mio ultimo punto alto nell'ultimo punto alto del giro sottostante. Adesso vengo qua dove ho le mie 5 catenelle, nell'spazio delle 5 catenelle, e farò la stessa cosa che ho fatto da questa parte. Per quello io lavoro una catenella, vengo qua nell'spazio delle 5 catenelle e lavoro un punto alto, che è il mio primo punto alto.
lavoro una catenella, vengo qua nello spazio delle 5 catenelle e lavoro un punto alto che è il mio secondo punto alto, una catenella, vengo nelle 5 catenelle e lavoro un punto alto che è il mio terzo punto alto, faccio una catenella, vengo nelle 5 catenelle e lavoro un punto alto che è il mio quarto punto alto. Una catenella, vengo nelle 5 catenelle e lavoro un punto alto, che questo è il mio quinto punto alto, faccio una catenella, vengo nelle 5 catenelle e lavoro un punto alto, che è l'ultimo perché è il sesto punto alto. Adesso faccio una catenella e vengo qua dove ho iniziato il mio giro. Io ho iniziato lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, per quello vado lì su nella terza catenella e chiudo con punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio adesso il mio terzo giro. Lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. E faccio anche un'altra catenella di separazione. Adesso io salto il mio secondo punto alto del giro sottostante senza lavorare, vado nel terzo punto alto e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. E così lavorerò qua nella mia parte dritta in tutti i 47 punti alti, fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo. Ho già lavorato fino ad arrivare nell'ultimo punto alto. Adesso devo lavorare qua dove ho la parte tonda. Ho fatto il mio ultimo punto alto nell'ultimo punto alto di quel gruppo di 47 punti alti. Adesso lavoro una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho il mio primo punto alto e lavoro in lui due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Così io rimango in lui con due punti alti. Faccio una catenella, salto la catenella senza lavorare, vengo nel punto alto e lavoro in lui due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro in lui due punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. Lavoro una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro due punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. Faccio una catenella, vado nel prossimo punto alto che è il mio quinto punto alto e lavoro in lui sempre due punti alti. Faccio il primo e anche il secondo. Una catenella, vado qua che ho l'ultimo punto alto della mia parte tonda e lavoro in lui anche due punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. E così sono rimasta con 6 gruppi di 2 punti alti separati da una catenella. Adesso lavoro la catenella e vengo qua dove ho i miei 47 punti alti. Dovrò fare qua la stessa cosa che abbiamo lavorato da questa parte. Per quello vengo qua, salto la catenella, vengo dove ho il primo punto alto e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Una catenella, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. E così io continuo a lavorare fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo punto alto dei miei 47 punti alti. Ho
Ho già lavorato fino ad arrivare lì dove ho l'ultimo punto alto dei miei 47 punti alti del giro sottostante. Adesso devo lavorare qua la mia parte tonda facendo la stessa cosa che avevo fatto di qua. Per quello io lavoro una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho il punto alto e lavoro due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno nello stesso punto e lavoro anche il secondo. Così io rimango con due punti alti nel punto alto. Lavoro una catenella, salto la catenella, vengo nel prossimo punto alto e lavoro due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Faccio una catenella, salto la catenella, vado nel prossimo punto alto e lavoro due punti alti. Allora faccio il primo e anche il secondo. Faccio una catenella e farò così negli altri tre punti alti. Ho già lavorato negli altri tre punti alti, per quello sono rimasta con sei gruppi di due punti alti separati da una catenella. Adesso che ho fatto gli ultimi due punti alti, lavoro una catenella, salto la catenella e arrivo qua dove ho iniziato il mio giro. Vado nella mia terza catenella, per quello vengo, faccio una, due, vengo qua su nella terza catenella e chiudo con punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio quarto giro, che qua nella mia parte dritta rimarrà uguale al giro sottostante. Allora lavoro 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, e una catenella di separazione. Salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto e così io continuo a lavorare fino ad arrivare qua dove ho il mio ultimo punto alto. Ho già lavorato fino ad arrivare lì dove ho l'ultimo punto alto. Adesso faccio una catenella. Salto la catenella e arrivo qua nella mia parte tonda dove ho i miei primi due punti alti. Vado nel mio primo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel mio secondo punto alto e lavoro in lui due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Così io rimango con tre punti alti. Lavoro una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i prossimi due punti alti. Vado nel mio primo punto alto e lavoro un punto alto. Nel secondo io lavoro due punti alti, allora faccio il primo e anche il secondo, così io rimango con tre punti alti. Faccio una catenella. Salto la catenella, vengo qua dove ho i prossimi due punti alti, vado nel primo punto alto e lavoro un punto alto, nel secondo lavoro due punti alti, allora faccio il primo e anche il secondo, così rimango con altri tre punti alti. Lavoro una catenella e farò così anche nei prossimi tre gruppi di due punti alti. Alla fine rimarrò con sei gruppi di tre punti alti separati da una catenella. Ho già fatto i miei sei gruppi di tre punti alti separati da una catenella. Adesso devo lavorare qua la mia parte dritta, dello stesso modo che ho lavorato da questa parte. Per quello io faccio una catenella, salto la catenella, vengo nel punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto.
lavoro una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto e così io continuo a lavorare fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo punto alto. Ho già lavorato fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo punto alto della mia parte dritta. Adesso devo fare qui la mia parte tonda. Allora faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i due punti alti, vado nel primo e lavoro un punto alto e nel secondo lavoro due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo, così io sono rimasta con tre punti alti. È la stessa cosa che ho fatto da quest'altra parte. Faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i due punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto, nel secondo io lavoro due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo, così io rimango con tre punti alti. Lavoro una catenella, salto la catenella, vengo qua nei prossimi due punti alti, farò la stessa cosa, faccio così negli altri quattro gruppi di due punti alti e dopo ritorno. Ho già fatto tutti i sei gruppi di tre punti alti separati da una catenella. Adesso che ho lavorato gli ultimi tre punti alti, io lavoro una catenella, salto la catenella e arrivo qua dove ho iniziato il mio giro. Allora vado lì dove ho la mia terza catenella e chiudo con punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Adesso inizio il prossimo giro dove farò qua nella mia parte dritta la stessa cosa che ho lavorato nel giro sottostante. Allora faccio 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, e un'altra catenella di separazione. Salto la catenella, vengo qua dove ho il punto alto e lavoro un punto alto. Faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto e così io continuo a lavorare fino ad arrivare qua nell'ultimo punto alto. Farò la stessa cosa che ho fatto qua nel giro sottostante. Allora ho già lavorato qua la mia parte dritta fino ad arrivare lì dove ho il mio ultimo punto alto, che ho lavorato su di lui un punto alto. Adesso devo fare la mia parte tonda. Allora lavoro una catenella e vengo qua dove ho i miei tre punti alti, vado nel primo punto alto e lavoro un punto alto, nel secondo punto alto io lavoro due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo, vado nel mio terzo punto alto e lavoro un punto alto, così io rimango con quattro punti alti. Faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i prossimi tre punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto, nel secondo io lavoro due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo, vado nel mio terzo punto alto e lavoro un punto alto, così rimango con altri quattro punti alti. Faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i prossimi tre punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto, nel secondo io lavoro due punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo, vado nel mio terzo punto alto e lavoro un punto alto, così ho altri quattro punti alti. Lavoro una catenella e continuo così a lavorare nei prossimi tre gruppi. Ho già lavorato tutti e sei gruppi con quattro punti alti separati da una catenella. Adesso devo lavorare qui la mia parte dritta, lavorando dello stesso modo che ho lavorato da quest'altra parte. Allora lavoro una catenella, salto la catenella, vado dove ho il punto alto e lavoro in lui un punto alto. Faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto.
E così io continuo a lavorare fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo punto alto. Poi vengo qua nella mia parte tonda e lavoro facendo la stessa cosa che ho fatto qua. Finisco il mio giro e già inizio il mio prossimo giro lavorando qui la mia parte dritta. Per quello io vado là a lavorare, finisco questo giro, inizio quello prossimo e dopo ritorno. Ho già finito il mio giro e già ho iniziato quello nuovo dove ho lavorato qui la mia parte dritta fino ad arrivare lì dove ho l'ultimo punto alto. Adesso devo lavorare qua nella mia parte tonda. Allora farò una catenella, salto la catenella e vengo qua che ho i 4 punti alti. Vado nel mio primo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel mio secondo punto alto e lavoro in lui 2 punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel mio terzo punto alto, lavoro un punto alto. E nel quarto lavoro un punto alto, così in questo giro io rimango con 5 punti alti. Faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua che ho i prossimi 4 punti alti. Nel primo di loro lavoro un punto alto, nel secondo io faccio 2 punti alti, per quello faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel mio terzo punto alto e lavoro un punto alto. E nel quarto, che è l'ultimo, lavoro un punto alto, così sono rimasta con altri 5 punti alti. Faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua che ho i prossimi 4 punti alti, vado nel primo di loro, lavoro un punto alto. Nel secondo lavoro 2 punti alti, per quello faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel mio terzo punto alto, lavoro un punto alto e nel quarto un punto alto. Così io ho altri 5 punti alti. Faccio una catenella e così continuo a lavorare nei prossimi 3 gruppi. Ho già lavorato tutti e 6 gruppi, per quello sono rimasta con 6 gruppi di 5 punti alti separati da una catenella. Adesso devo solo lavorare qui la parte dritta, per quello faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho il punto alto, lavoro un punto alto, faccio una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto, una catenella, salto la catenella, vado nel punto alto e lavoro un punto alto e così continuo a lavorare tutta questa parte dritta. Dopo vengo qua nella parte tonda e lavoro dello stesso modo che ho lavorato di qua. E già inizio il prossimo giro lavorando qua la mia parte dritta. Per quello finisco questo giro, inizio il prossimo e dopo ritorno. Allora ho già finito il mio sesto giro perché ho lavorato qua la parte dritta e anche qua la parte tonda dello stesso modo che avevo lavorato di qua. Io ho già iniziato il mio settimo giro dove ho fatto l'ultimo punto alto nell'ultimo punto alto della mia parte dritta. Adesso lavorerò qua la mia parte tonda. Allora faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i miei 5 punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto. Nel terzo un punto alto, nel quarto io lavoro 2 punti alti, allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Nel quinto, che è l'ultimo, io lavoro un punto alto, così io rimango con 6 punti alti. Lavoro una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i prossimi 5 punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto, nel secondo lavoro un punto alto, nel terzo un punto alto, nel quarto che è il penultimo lavoro 2 punti alti, allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo.
vado nel mio quinto punto alto e lavoro un punto alto, così io rimango con altri 6 punti alti. Faccio una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho i prossimi 5 punti alti, vado nel primo di loro, lavoro un punto alto, nel secondo un punto alto, nel terzo un punto alto, nel quarto lavoro 2 punti alti. Allora faccio il primo, ritorno in lui e lavoro anche il secondo. Vado nel quinto, che è l'ultimo, e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella e così continuo a lavorare nei prossimi 3 gruppi. Ho già lavorato tutti i 6 gruppi con 6 punti alti. Allora adesso che ho fatto gli ultimi 6 punti alti, lavoro una catenella, salto la catenella, vengo qua dove ho il punto alto e lavoro un punto alto. Lavoro una catenella, salto la catenella, vengo nel punto alto e lavoro un punto alto. Una catenella, salto la catenella, vengo nel punto alto e lavoro un punto alto. E così io continuo a lavorare tutta questa parte dritta. Poi vengo qua nella mia parte tonda e lavoro la stessa cosa che ho fatto qua. E continuerò a lavorare così anche nei prossimi giri. Ripeterò sempre quello che ho fatto nel mio penultimo giro, in quest'ultimo. In quest'ultimo io ho lavorato 2 punti alti nel penultimo punto alto. In quello dopo io farò come ho fatto qua nel penultimo, lavorerò 2 punti alti nel mio secondo punto alto. In quello dopo lavoro nel penultimo, in quello dopo nel secondo. E così continuo. Fino ad avere qua, nella mia parte tonda, un totale di 15 punti alti. Quando ho totale di 15 punti alti, io ritorno per continuare insieme. Ho già lavorato il mio, ho fatto un totale di 16 giri. Nel mio giro di numero 16, qua nella mia parte tonda, io ho 15 punti alti, una catenella, 15 punti alti, una catenella, 15 punti alti, una catenella in tutta la parte tonda. Allora adesso io inizio il prossimo giro, che è il giro di numero 17, lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vengo qua dove ho la catenella e lavoro un punto alto. Vado nel punto alto e lavoro un punto alto. Vado nella catenella e lavoro un punto alto. Vado nel mio punto alto e lavoro un punto alto. Vengo qua dove ho la catenella e lavoro un punto alto. Vado nel mio punto alto e lavoro un punto alto. Nella catenella io lavoro un punto alto. Nel punto alto lavoro un punto alto e così io continuo a lavorare in tutta questa parte dritta fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo punto alto che rimane da solo. Ho già lavorato i miei punti alti fino ad arrivare qua dove ho l'ultimo punto alto da solo. Adesso ho solo una catenella e dopo la mia parte tonda. Allora vengo in questa catenella e lavoro un punto alto. Adesso vengo qua che ho i miei 15 punti alti e farò un punto alto per ognuno di loro. Allora vado là nel mio primo punto alto e lavoro un punto alto, vado nel secondo, lavoro un punto alto, vado nel terzo, lavoro un punto alto, nel quarto un punto alto e così io continuo a lavorare fino ad arrivare qua nell'ultimo punto alto di loro. Ho già lavorato i miei punti alti fino ad arrivare nell'ultimo punto alto. Adesso io vengo qua dove ho una catenella e lavoro lì un punto alto. Adesso vengo qua che ho i prossimi 15 punti alti, farò un punto alto per ognuno di loro. Vado nel mio primo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel secondo, lavoro un punto alto. Nel terzo un punto alto, nel quarto un punto alto e così io continuo fino ad arrivare qua nell'ultimo punto alto di loro.
Ho già lavorato i miei puntiati fino ad arrivare nell'ultimo di loro. Adesso vengo qua che ho una catenella e lavoro lì un punto alto. Vengo qua che ho i miei prossimi 15 puntiati, farò un punto alto per ognuno di loro. Per quello vado lì dove ho il mio primo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel secondo, lavoro un punto alto. Nel terzo un punto alto e così io continuo fino a fare tutti i 15 punti alti. Così io continuo a lavorare tutta la mia parte tonda. Quando arrivo qua nell'ultimo punto alto, vengo nella catenella, lavoro un punto alto e continuo a lavorare qua i prossimi 15 punti alti. Farò così tutta la mia parte tonda e dopo ritorno. Ho già lavorato tutta la mia parte tonda. Fino a finire qua dove ho gli ultimi 15 punti alti, che ho lavorato un punto alto per ognuno di loro. Adesso devo venire qua nella mia parte dritta, dove lavorerò nello stesso modo che ho lavorato da questa parte. Così vado qua dove ho la catenella, che subito dopo i 15 punti alti ho una catenella, vado in lei e lavoro un punto alto. Vado nel punto alto, lavoro un punto alto, vado nella catenella, lavoro un punto alto, nel punto alto lavoro un punto alto e così continuo a lavorare qua tutta la mia parte dritta, dello stesso modo che abbiamo lavorato da questa parte. Poi vengo qua nella mia parte tonda e lavoro dello stesso modo che abbiamo appena lavorato da questa parte. Allora vado, finisco questo giro e dopo ritorno. Ho già lavorato il mio giro, ho fatto qua la mia parte dritta come l'avevo lavorato di qua e la mia parte tonda dello stesso modo che avevo lavorato da questa parte. Adesso che ho lavorato l'ultimo punto alto, nell'ultimo punto alto del giro sottostante di dove ho i 15 punti alti, per questo adesso ce l'ho qua solo la catenella ancora senza lavorare. Allora vado qua dove ho la mia catenella e lavoro un punto alto. Adesso vengo qua dove ho iniziato il mio giro, che ho iniziato lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado lassù nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo. Così questo mio giro sta pronto. E lui è rimasto intero in punti alti. Adesso farò il mio giro numero 18, lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. 1, 2 e 3. Vado dove ho il secondo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto. Vado nel terzo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto. E nel quarto punto alto del giro sottostante lavoro un punto alto. Così io rimango qua nell'inizio con 4 punti alti. Adesso io lavoro 2 catenelle, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto che è il mio primo punto alto. Vado in quello dopo, lavoro il mio secondo punto alto, in quello dopo il terzo, in quello dopo il quarto, in quello dopo il quinto. In quello dopo il sesto e in quello dopo il settimo, così io rimango qua con 7 punti alti. Io rimarrò con 4 punti alti solo qua nell'inizio, perché dopo, quando sto per finire il mio giro, faccio gli altri 3 punti alti. I prossimi rimarrà sempre 7 punti alti. Allora lavoro 2 catenelle, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e faccio lì il mio primo punto alto. Vado in quello dopo, lavoro il mio secondo punto alto, in quello dopo lavoro il mio terzo punto alto, in quello dopo il quarto, quello dopo lavoro il quinto, quello dopo il sesto e quello dopo il settimo, così io rimango qua con 7 punti alti. Lavoro 2 catenelle.
salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e inizio lì a lavorare i miei prossimi 7 punti alti. Allora, così io continuo a lavorare tutto questo mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro, ho fatto qua gli ultimi 7 punti alti del giro, mi rimane ancora 4 punti alti dove non ho ancora lavorato. Allora faccio le mie 2 catenelle, salto un punto alto senza lavorare, vado in quello dopo e lavoro un punto alto. Vado in quello dopo, lavoro lì in un altro punto alto che è il mio secondo punto alto. In quello dopo lavoro un punto alto che è il mio terzo punto alto, così io ho qua 3 punti alti. Nel prossimo punto alto è già dove ho iniziato il mio giro, per quello vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così io ho un totale di 7 punti alti, dello stesso modo che ho nei restanti del mio giro. Così questo mio giro sta pronto. Inizio il prossimo giro che è il giro numero 19, lavorando 3 catenelle che è il mio primo punto alto. Vado dove ho il secondo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto e nel terzo lavoro un punto alto, così qua nell'inizio io rimango con 3 punti alti. Adesso io lavoro 2 catenelle. Salto l'ultimo punto alto senza lavorare, vengo dopo alle 2 catenelle e lavoro un punto alto. Faccio 2 catenelle e vengo qua dove ho i prossimi 7 punti alti. Salto il primo senza lavorare, vado nel secondo e lavoro un punto alto, che è il mio primo punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto. Nel quarto, un punto alto. Nel quinto un punto alto e nel sesto un punto alto che è il mio ultimo punto alto, così io rimango con 5 punti alti. Faccio 2 catenelle, salto l'ultimo punto alto senza lavorare, vengo qua dove ho le 2 catenelle e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle e vengo qua dove ho i prossimi 7 punti alti. Salto il primo senza lavorare, vado nel secondo, lavoro un punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto. Nel quarto, un punto alto. Nel quinto, un punto alto. Nel sesto, un punto alto, così io rimango con altri 5 punti alti. Faccio 2 catenelle, salto l'ultimo punto alto senza lavorare, vengo qua dove ho le 2 catenelle e lavoro un punto alto. Faccio 2 catenelle, vengo dove ho i prossimi 7 punti alti, salto il primo senza lavorare, vado nel secondo, lavoro un punto alto, nel terzo lavoro un punto alto, nel quarto un punto alto. Nel quinto un punto alto e nel sesto un punto alto, così io rimango con altri 5 punti alti. Faccio le 2 catenelle e così continuo a lavorare tutto questo giro. Ho già lavorato tutto il mio giro fino a fare qua gli ultimi 5 punti alti, perché qua dove ho i prossimi è dove ho già iniziato il mio giro. Per quello ho fatto gli ultimi 5 punti alti, adesso lavoro 2 catenelle, salto l'ultimo punto alto senza lavorare, vengo qua dove ho le 2 catenelle e lavoro un punto alto. Faccio 2 catenelle e vengo qui che ho ancora 3 punti alti che non ho lavorato del giro sottostante. Allora io salto il primo punto alto senza lavorare, vado nel secondo e lavoro in lui un punto alto. Vado nel terzo e lavoro un punto alto. Nel quarto è già dove ho iniziato il mio giro che ho lavorato le 3 catenelle. Allora vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro.
e sono rimasta anche qua con 5 punti alti dello stesso modo che ho nei restanti del giro. Adesso io inizio il mio giro numero 20 lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Vado dove ho il secondo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto, così qua all'inizio io rimango con 2 punti alti. Adesso io faccio 2 catenelle, salto l'ultimo punto alto senza lavorare, le 2 catenelle e vengo qua dove ho il punto alto, che rimane lì da solo, vado su di lui e lavoro 3 punti alti. Allora faccio il primo punto alto, ritorno nel mio punto alto e lavoro il secondo, ritorno nel punto alto e lavoro anche il terzo. Così io rimango qua con 3 punti alti. Adesso io faccio 2 catenelle, salto le 2 catenelle e vengo qua dove ho i 5 punti alti. Salto il primo senza lavorare, vado nel secondo e lavoro in lui un punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto e nel quarto un punto alto. Così io rimango con altri 3 punti alti. Faccio 2 catenelle. Salto l'ultimo punto alto senza lavorare, le 2 catenelle e vengo qua dove ho il punto alto che rimane lì da solo. Vado su di lui e lavoro 3 punti alti. Allora faccio il primo. Ritorno nello stesso punto e lavoro il secondo. Ritorno nello stesso punto e lavoro anche il terzo. Faccio 2 catenelle, salto le 2 catenelle, vengo qua dove ho i 5 punti alti, salto il primo senza lavorare, vado nel secondo e lavoro un punto alto. Vado nel terzo, lavoro un punto alto e nel quarto lavoro un punto alto, così rimango con altri 3 punti alti. Faccio 2 catenelle, salto l'ultimo punto alto senza lavorare, le 2 catenelle e vengo qua dove ho il punto alto che rimane da solo, vado su di lui e lavoro 3 punti alti. Allora faccio il primo, il secondo e il terzo. Lavoro 2 catenelle e così continuo a lavorare tutto questo mio giro. Ho già lavorato tutto il mio giro fino a fare qua gli ultimi 3 punti alti che ho fatto sopra il punto alto che rimane da solo nel giro sottostante. Allora adesso io lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle e arrivo qua che ancora ho 2 punti alti del giro sottostante. Salto il primo senza lavorare, vado nel secondo e lavoro un punto alto. Nel prossimo punto alto è già dove ho iniziato il mio giro, che ho iniziato lavorando 3 catenelle. Allora vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho finito questo mio giro. Inizio il mio prossimo giro, che è il giro di numero 21, lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto, e altre 2 catenelle di separazione. Per questo qua io rimango con un totale di 5 catenelle. Adesso io salto il prossimo punto alto senza lavorare, le 2 catenelle e vengo qua dove ho i 3 punti alti. Vado nel mio primo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel mio secondo punto alto e lavoro in lui 3 punti alti. Allora faccio il primo, ritorno nel mio secondo punto alto e lavoro il secondo, ritorno nel mio secondo punto alto e lavoro il terzo. Così ho fatto 3 punti alti nello stesso punto alto. Vado adesso nel mio terzo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto. Così io rimango con 5 punti alti.
Adesso io lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle e arrivo qua dove ho i 3 punti alti. Salto il primo senza lavorare, vado nel secondo e lavoro un punto alto. Faccio 2 catenelle, salto il terzo punto alto senza lavorare, le 2 catenelle e vengo qua dove ho i prossimi 3 punti alti. Vado nel primo di loro e lavoro un punto alto. Vado nel secondo e lavoro in lui 3 punti alti. Allora faccio il primo punto alto, ritorno nello stesso punto e lavoro il secondo. Ritorno nello stesso punto che è il mio secondo punto alto del giro sottostante e lavoro il mio terzo punto alto. Adesso io vengo nel terzo punto alto del giro sottostante e lavoro un punto alto, così io sono rimasta con 5 punti alti. Lavoro 2 catenelle, salto le 2 catenelle e arrivo qua dove ho i 3 punti alti. Salto il primo senza lavorare, vado là nel secondo e faccio un punto alto. Faccio 2 catenelle. Salto il mio terzo punto alto senza lavorare, le 2 catenelle e arrivo qua dove ho i prossimi 3 punti alti. Vado nel primo punto alto e lavoro un punto alto. Vado nel mio secondo punto alto e lavoro in lui 3 punti alti. Allora faccio il primo punto alto, ritorno in lui, lavoro il secondo punto alto, ritorno in lui, lavoro il terzo. Adesso vado nel mio prossimo punto alto, che è dove ho il terzo punto alto del giro sottostante, e lavoro un punto alto. Così io ho altri 5 punti alti. Faccio 2 catenelle e continuo così a lavorare tutto questo mio giro. Ho fatto tutto il mio giro fino a lavorare qua gli ultimi 5 punti alti. Adesso io lavoro 2 catenelle. Salto le 2 catenelle e arrivo qua dove ho i prossimi 3 punti alti. Salto il primo, nel secondo è già dove ho iniziato il mio giro. Per quello io vengo dove ho la terza catenella e chiudo con punto bassissimo. Così ho finito questo mio lavoro. Adesso inizio il mio giro numero 22 lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Adesso ho salto le 2 catenelle senza lavorare e vengo qua dove ho i miei 5 punti alti. Vado nel primo di loro e lavoro un punto alto. Lavoro 3 catenelle. Vengo qua dove ho la mia prima catenella e lavoro un punto bassissimo, così ho fatto un picot. Adesso vado dove ho il secondo punto alto e lavoro un punto alto. Faccio 3 catenelle. Vado nella mia prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Così ho fatto un altro picot. Adesso io vado qua dove ho il mio terzo punto alto e lavoro un punto alto. Lavoro 3 catenelle. Vado nella mia prima catenella, lavoro un punto bassissimo. Adesso vengo qua dove ho il quarto punto alto e lavoro un punto alto. Faccio 3 catenelle, vengo nella mia prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Vengo dopo il mio quinto punto alto e lavoro un punto alto. Così io sono rimasta con 5 punti alti separati da picot. Adesso io salto le mie 2 catenelle, vengo dove ho il punto alto e lavoro un punto alto.
e continuo, salto le 2 catenelle, vengo qua dove ho i prossimi 5 punti alti, vado nel primo di loro e lavoro un punto alto. Faccio le 3 catenelle, vengo nella mia prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Vado dove ho il secondo punto alto e lavoro un punto alto. Lavoro 3 catenelle, vado nella prima catenella, lavoro un punto bassissimo, vado nel mio prossimo punto alto, che è dove ho il terzo punto alto, e lavoro un punto alto. Lavoro 3 catenelle, vado nella prima catenella e lavoro un punto bassissimo. Adesso vengo qua dove ho il quarto punto alto e lavoro un punto alto. Altre 3 catenelle. Vado nella prima catenella, lavoro un punto bassissimo. Vengo qua dove ho il mio quinto punto alto e lavoro un punto alto. Così ho altri 4 punti, altri 5 punti alti separati da picot. Adesso ho salto le 2 catenelle, vengo dove ho il punto alto e lavoro un punto alto. Salto le 2 catenelle, vengo qua dove ho i 5 punti alti e inizio tutto un'altra volta. Allora così lavorerò tutto questo mio ultimo giro. Ho già lavorato tutto il mio giro fino a fare gli ultimi 5 punti alti separati da picot. Allora adesso vengo qua e salto le 2 catenelle senza lavorare e arrivo già dopo ho iniziato il mio giro, che ho iniziato lavorando 3 catenelle, che è il mio primo punto alto. Allora vado lassù nella terza catenella e lavoro un punto bassissimo, così il mio lavoro già sta pronto. Posso adesso tagliare, nascondere il mio filo per evitare che si disfi, lo nascondo per bene e dopo ritorno. Ho già nascosto il mio filo e così il mio lavoro già sta pronto. Grazie a tutte e alla prossima!